Resta stabile la situazione sanitaria nel Sannio. 112 i malati da Covid-19, 50 i guariti. Un dato che lascia ben sperare, ma il grido d'allarme arriva invece dalle attività del ramo food. Le regole imposte al mondo della ristorazione non ci permetteranno di sopravvivere. È quanto afferma Mario Carfora, portavoce del gruppo Emergenza Ristorazione, nato a Benevento per fare il punto sui problemi della categoria, che in pochi giorni ha raccolto oltre 150 esercenti di bar, ristoranti e alberghi. Per lanciare un grido d'allarme, mercoledì consegneranno le chiavi delle attività al sindaco Mastella. Il nostro settore, il settore del food and beverage, il settore del turismo, è un settore che è colpito in modo tragico da questa crisi economica. E mercoledì consegneremo, non tutti, ma una buona parte dei ristoranti, dei locali che fanno parte di questo gruppo, consegneremo le chiavi simbolicamente al sindaco Mastella, le chiavi dei nostri locali ovviamente, affinché il sindaco si faccia portavoce al governo, al presidente Conte, di quelle che sono le nostre problematiche e di quelle che anche sono le nostre richieste. Voglio lanciare un altro grido d'allarme per quanto riguarda le casse integrazioni dei nostri dipendenti. Ad oggi, 27 aprile, nessuno ha ancora avuto un euro delle casse integrazioni. E questo, secondo me, è una cosa assolutamente indecorosa